siamo. Torniamo su Johannesburg, Lidenburg. Come vedete ragazzi, Cape è conquistato, anche il Transvaal ci siamo quasi, però a noi adesso serve portare, vedete, anche se abbiamo acquisito Cape, ci abbiamo meno 5% e vorrei puntare al resto. Abbiamo altri 5, circa 5 punti di margine per richiedere altro e io vorrei esattamente chiedere un territorio asiatico. Adesso che noi abbiamo Macao, avere ad esempio il Tonchino, che è molto vicino ai territori cinesi, magari la possibilità di conquistare Guangdong, unificare i miei territori. Quindi magari un po' star sole, Tonchino, pam. Dobbiamo raggiungere un bel po', ce ne vuole, però la strada ragazzi fattibile, anche se io al momento vorrei spostare le mie truppe. Qui ci pensano gli ottomani a farmi strada, stanno lavorando bene, anche gli spagnoli fortunatamente sono ripresi dopo le cocenti umiliazioni. Saliamo a Warri, ci fermiamo lì un attimo. Uganda, sfera. Lo sapevo, vale, mi trovavo proprio qui dietro l'angolo. Fortuna che sono passato di qui. Dai, è assurdo, guerre inutili, mamma mia. Ok, cosa hai concluso? Giungi alla sfera Benin. Bravo, per Benin. Dov'è l'acqua della flotta? Ok, partiamo insieme perché dobbiamo andare verso nord. Vabbè, ma con tutti sta. Ma che cazzo è? Ma sono guerre inutili. Cultura. Ah, ma sono i prussiani, eh? Non sono mica... pensavo che erano i francesi, eh? Di come è possibile? Dalla corona.
Vediamo se arrivano i prussiani. Se sbattono letteralmente le palle. Ok. Oh, ci siamo. Dobbiamo, ragazzi, per consolidare la nostra posizione che è a 39% e richiedere ben tre province, tre stati coloniali, noi dobbiamo andare a scavezzare il collo alla flotta britannica. Albania, subito prendo la sfera velocemente. Ok, flotta con trasporto. Cape, Transorancia e Tonkin. Ragazzi, io direi di accettare, quindi neanche a spostare truppe, abbiamo fatto anzi veloce. Ho ottenuto quello che volevo. È il Tonchino, ragazzi, quello qui. Deve costruire subito la catena di forti a Daifong. Il prossimo obiettivo sarà questo. Far subire una cocente sconfitta all'impero cinese. Anche se ce ne vorrà, perché l'impero cinese ha il più vasto esercito della storia. Firaga torna a Napoli. Siquin non penso di avere truppe in giro, quindi sono tutte lì. Sta guerra col Buganda, ragazzi, mamma mia. Romania vendere la sfera. Tutto al massimo. No, questi soldi ci sono. Le tasse possono essere abbassate. Finalmente si può riprendere l'economia del paese. Andiamo a recuperare le nostre truppe. È successo un bel po' di avvenimenti. Prestigio, prestigio, prestigio. Armata Venezia ha perso una divisione di artiglieria. Andiamo a costruire questa divisione che manca. Facciamo direttamente a Messina, visto che siamo lì. Modena e Serbia. Spanish Empire. Ok,
guerre ci sono? America Augusta, colonia di Columbia, soggettamento del Buganda, vabbè. Mi sa che devo andarle ad aiutare, altrimenti questi mi sa che si fanno massacrare. Mi secca rischiare di perdere la sfera di influenza. E non dite che non vi aiuto mai. Abbassiamo le tasse. Controlliamo le fabbriche, ragazzi, che adesso possono nuovamente crescere. Un po' di crescita come operaie. La mia Venezia, tutti. Commercio, industria, chimica. Pace col Buganda, ovviamente siamo in pace. Anche con noi stessi andiamo a Oduwala. Un'uscita di scena, diverse nazioni che mi hanno richiesto alleanza, non so per quale motivo, così di massa. Io torno a essere fedele al partito reazionario. Un sacco di operai liberi. Ragazzi, io direi che per questo video è tutto. Spero che vi sia piaciuto, perché comunque siamo riusciti a beccare ben 4 territori in questa guerra. 2 agli inglesi, 1 ai portoghesi e in più abbiamo ottenuto il Tonchino. Beh, quindi sono ben 3 i territori sottratti ai britannici. E se è così, ragazzi, vi invito a lasciare un bel mi piace, di commentare qui sotto. Se non lo siete già, iscrivetevi al canale per non perdervi altri episodi della serie, che ormai siamo agli sgoccioli, mancano gli ultimi circa 19 anni all'incirca. E quindi condividete questo video anche con tutti per farlo conoscere, per diffondere il verbo negroniano. Ci vediamo al prossimo episodio, ragazzi. Bye bye!